Ciao a Buonasera tutti, Gesù. oggi siamo qui a casa di Maria Grazia. Oggi è una data particolare, il 25 novembre è la giornata in cui tutti ricordiamo l'importanza di combattere il fenomeno della violenza contro le donne e io oggi ho deciso di venire a trovare Maria Grazia che è di Sassano. Un paese nella provincia, della nostra provincia, la provincia di Salerno. Adesso Maria Grazia vi racconterà perché sono venuta qui e che cosa è accaduto qualche giorno fa, una settimana, 10 giorni fa. Che Era un mesetto fa, più o meno all'incirca. E cosa, che mes no, mestiere no, cosa fai? Qual è ah, il sì. tuo hobby? Lo devo Lavoro. chiamare hobby, lavoro per il momento, dimmi No, tu. vabbè, la mia La sua passione, diciamo, se passione, questo, così la definisco. Sono un'assistente di calcio, giustamente, e mi trovavo proprio su questo campo per una partita. E durante la partita parecchi tifosi, tra cui appunto anche donne, bambini, stesso il dirigente della squadra, hanno iniziato ad insultarmi, ad inveire con questi insulti prettamente sessisti rivolti verso di me. E questo, diciamo, che ha destato molto, molto l'attenzione, non solo da parte mia, ma anche dagli altri, segno che forse c'è qualcuno che oggi ha iniziato un po' a cambiare idea su quello che dovrebbe essere il ruolo di una donna. E non solo vederla come rinnegata a determinate attività piuttosto che ad altre. assolutamente. Dove è accaduto questo? È la Buccina, Che è sempre un comune, sì, un sempre comune provincia. della provincia di Sì. Salerno. Vuoi dire, per quanto sia, non sia bello da ripetere, in che modo sei stata apostrofata mentre stavi svolgendo soltanto la tua funzione? È pesante. Vabbè, cioè, sono state, diciamo, fatte delle allusioni proprio a dei rapporti tra me e gli altri due ragazzi, E poi sei stata chiamata, sostanzialmente. diciamolo, perché dirlo significa denunciare che non deve avvenire più. Come ti hanno chiamato? Dillo, dillo, dimmi. Vabbè, sì, giustamente hanno detto che no, va bene. Vabbè, sì, va. No, Vabbè, se non sembra, cioè, vabbè, non. Vabbè, dovrei ripeterle, però se non. non vuoi, se non ce la Cioè, farei, lo ripeto io. Questa ragazza è stata data della puttana soltanto perché d'accordo. stava da Sì. alcune persone, soltanto perché stava svolgendo la sua funzione e stava facendo l'arbitro. Io ho guardaline, scusami, Vabbè, assistente. l'assistente, ecco, sto facendo un po' di cultura pure io oggi. Oggi sono qui a testimoniare non solo a Maria Grazia la mia solidarietà, una solidarietà a cui si unisce quella del ministro dello sport Vincenzo Spadafora, ma anche a ribadire che la violenza sulle donne è un fenomeno che inizia da quella cosiddetta violenza verbale che troppo spesso viene sottovalutata. E soprattutto per ribadire un concetto. Poco dopo l'episodio di cui Maria Grazia è stata qui presente, è stata vittima, ho letto delle dichiarazioni che non mi sono assolutamente piaciute, perché una delle persone che aveva rivolto nei confronti di Maria Grazia degli epiteti sessisti, adesso non so quali, se quello che ho appena pronunciato o altri, sui giornali il presidente della squadra Buccino Dolcei ha dichiarato: io mi scuso per quanto posso aver dichiarato, ma una ragazza di 20 anni che fa l'arbitro deve mettere in conto che possono succedere certe cose. Io da qui dal divano di casa di Maria Grazia voglio lanciare forte e chiaro un messaggio che una ragazza di 20 anni che decide di fare l'arbitro deve mettere in conto che magari, immagino che non le sia mai capitato, correndo può cadere e si può sbucciare un ginocchio, non deve mettere in conto nessun'altra cosa, perché una donna di 20 anni ha tutto il diritto di percorrere, di coltivare la passione che ha scelto, per cui si sente portata, e non deve mettere assolutamente in conto che qualcuno la possa chiamare in un modo o in un altro perché sta facendo un determinato lavoro. Ho portato oggi qui una rosa a Maria Grazia,
ci tengo a specificare, come ho specificato a lei, che quando l'ho acquistata, quando ho chiesto al fioraio di acquistarla, il fioraio non ha voluto che questa rosa fosse pagata perché ha ritenuto che questo fosse per una giusta causa. Quindi questo regalo non è mio, ma ti viene direttamente dal fioraio di Giffoni Valle Piana, nel paese da cui vengo, che ha deciso di omaggiarti di questa rosa con la speranza che la testimonianza di Maria Grazia sia importante, perché certe cose non dico non accadano più perché sono realista, ma che si lanci un fortissimo segno, messaggio nel condannarle, nello stigmatizzare questi episodi che assolutamente sono gravissimi e di cui dispiace che Maria Grazia sia stata vittima. Ma mi auguro, questo è un augurio personale che faccio a lei, che l'abbia resa ancora più forte nel coltivare il suo sogno.